L'impiego di adeguati procedimenti di disinfezione o sterilizzazione gioca un ruolo essenziale nel prevenire la trasmissione di infezioni da pazienti a pazienti, dirette oppure mediate dall'ambiente. Per conseguire questo obiettivo di disinfezione o sterilizzazione è necessario identificare le tecniche di trattamento più adeguate, tenendo conto in via preliminare della natura dello strumento, ma anche dell'uso a cui esso è destinato. A tal proposito, ad oggi appare valida la classificazione di Spalding, il quale ha proposto nel 1972 la suddivisione dei presidi medico-chirurgici in base al rischio di infezione, correlato comunque al loro uso, distinguendone comunque tre categorie. Quindi strumenti critici, semicritici e non critici. Egli ha considerato gli strumenti critici come quelli che presentano il più alto rischio di infezione, in quanto interrompono la continuità della superficie corporea e sono introdotti direttamente nel sangue oppure in altre aree del nostro corpo dove non è possibile raggiungere se non attraverso strumenti quali bisturi, pinze, cateteri cardiaci. Tra gli strumenti semicritici, invece, bisogna includere quelle che vengono a contatto con le mucose integre, come ad esempio gli endoscopi e i cateteri urinari. Invece, per quanto concerne gli strumenti non critici, questi sono quelli che vengono semplicemente a contatto con la cute integra, quale potrebbe essere il bracciale dello sfigmomanometro, gli stetoscopi. Inoltre Spalding ha proposto procedure più idonee di disinfezione o di sterilizzazione per ciascuna di queste tre categorie. Gli strumenti critici, infatti, devono necessariamente essere sterilizzati prima del loro uso. Quelli semicritici, invece, è indispensabile che siano sottoposti a una disinfezione perlomeno di alto livello, cioè a quella procedura che porta intanto all'inattivazione di tutti i virus, ma anche di funghi e di batteri in forma vegetativa, inclusi i micobatteri. Almeno di un certo numero di forme sporali, ma non necessariamente tutte. Infatti, le mucose integre sono generalmente resistenti alle infezioni causate da comuni spore batteriche, mentre sono sensibili ad altri organismi, quali per esempio virus e micobatteri. Una disinfezione di basso o medio livello, oltre che una semplice pulizia con acqua e sapone, a seconda dei casi, sono invece da ritenere sufficienti per gli strumenti non critici. Questa suddivisione, è ormai largamente accettata ed è stata recepita comunque e anche incorporata nelle indicazioni per prevenzione e controllo dell'infezione ospedaliera da parte dei Centers of Disease. Quindi, in conclusione, si può dire che il processo di sterilizzazione è un intervento di prima scelta da preferire in tutte quelle situazioni di rischio elevato. Essa diventa obbligatoria per gli strumenti critici ed è consigliabile, anche se non indispensabile, per quelli semicritici.